Gianni Colocione per Libri TV in compagnia di Daniela Dawan, che è un giudice di Corte di Cassazione, per la rassegna letteraria che seguiamo già da tempo, ideata e condotta da Antonella Sotira, di Usarti Libri. E oggi commentiamo, e ci sarà la presentazione del libro di Daniela Dawan, Qual è la via del vento. Lo scenario di questo libro, che è un romanzo, come lei anche in altre interviste ha detto, è la Tripoli del 1967 in piena guerra dei sei giorni, un'estate calda di giugno, se non sbaglio, in cui praticamente il pogrom libico contro le famiglie ebraiche proprio in quel momento comincia, e comincia la storia appunto di questa bambina. È chiaramente un romanzo autobiografico, anche se ci sono degli inserti poi appunto romanzati. Questa bambina che si trova a scoprire in qualche modo la condizione di fuggiasca, di insomma in pericolo lei e tutta la sua famiglia. Esattamente, questa storia diciamo parte da uno spunto autobiografico, poi il contesto storico è quello è reale, quello che è successo è reale, le vicende dei personaggi sono evidentemente vicende, anche i personaggi sono personaggi di fantasia, pur ispirati a quanto era successo a me. Sì, perché quando si scatenò la guerra, adesso tra l'altro la Libia va molto in questi giorni, perché si sta parlando di questa guerra, è ancora oggi in terreno di guerra. Ecco, quel giorno del 5 giugno del 1967 io andavo a scuola, era il mio ultimo giorno di scuola, alle elementari, e quel giorno scoppiò la guerra. La guerra scoppiò in Medio Oriente, ma anche se era distante centinaia di chilometri, evidentemente quella guerra ha avuto una ripercussione, come ha avuto ripercussioni in tutti i paesi arabi. E le ripercussioni erano naturalmente la distruzione della città, i saccheggi e soprattutto la caccia agli ebrei. Anche diciamo l'ostilità nei confronti dei non arabi, intesi tutti come amici di Israele. Quindi in città si sono riversate queste masse violentissime, armate, che hanno messo non solo a ferro e fuoco la città, ma hanno anche ucciso delle persone. La storia è quella poi di... Adesso ne parliamo, ci arriviamo. Io volevo prima ancora parlare un pochino del contesto, che è interessante. È una Tripoli che lei descrive, che è un ambiente, un ambito, insomma, un territorio abbastanza cosmopolita. Sì. Ci sono varie, diciamo, persone di varie nazionalità, lingue, etnie, un contatto con la cultura italiana. Assolutamente, perché la Tripoli degli anni 60 era una Tripoli dove c'era una forte presenza italiana. Questa c'è sempre stata evidentemente da quando sono arrivati gli italiani, già nel 1911, ma c'era una forte presenza anche anglo-americana, perché c'erano le basi militari degli americani e anche degli inglesi, ed era come dire, io ricordo che i nomi delle strade erano italiani, c'era il nome italiano e il nome arabo, nella stessa diciamo insegna stradale, quindi era una città italiana praticamente. Ci sono delle città italiane che me la richiamano molto anche come costruzione, per esempio certi portici, non so, di La Spezia mi richiamano quegli stessi portici di Tripoli, è un'architettura completamente italiana, ecco. Quindi era una città, voglio dire, anche molto gradevole da viverci, dove era facile vivere, dove però i conflitti potevano esplodere da un momento all'altro, c'era un'apparente tranquillità, ecco. Sì, infatti questa guerra dei sei giorni in qualche modo poi gli effetti hanno trovato la sorpresa, hanno sorpreso anche la stessa famiglia Cohen, che si è trovata così vulnerabile, una famiglia peraltro di cultura religiosa ebraica, però è descritta anche una famiglia laica, insomma abbastanza laica. Sì, allora, come succede in tutti gli ambiti umani, naturalmente la religiosità viene intesa in senso diverso. La famiglia Cohen, cioè da una parte la famiglia c'è un'attenzione più alle tradizioni, quasi superstiziosa, e dall'altra parte invece c'è l'assoluta laicità, e quindi c'è anche il contrasto tra queste due forme Posso permettere di dire che è una cosa anche molto cattolica? Ah, ecco, questa è una cosa, quindi c'è il contrasto tra queste, esatto, c'è il contrasto tra queste due forme di intendere la vita, no? E quindi in realtà poi la famiglia Cohen è frutto di questo matrimonio tra una persona che veniva da una certa tradizione e un'altra che ne veniva da una tradizione completamente diversa e italiana, e molto italiana. Infatti questa secondo me è una storia italiana che racconta
appunto non è una storia, si svolge naturalmente in Libia, ma è una storia che riguarda l'Italia. Uno dei personaggi, diciamo, iniziali che dà un po' il segno anche della eccezione che conferma la regola, in questo ambito abbastanza difficoltoso, anche come lei descrive, di amicizie in qualche modo scontate, nel senso che si sta tra gli amici nel proprio ambito un po' culturale, però c'è l'eccezione, ci sta qualcuno che aiuta, un arabo che aiuta questa famiglia lì. Fiallà, se non sbaglio, se non so come bene l'ho pronunciato bene, ed è anche un personaggio che adesso non so se poi ricalca realmente ciò che è accaduto, ma sicuramente nel romanzo arricchisce molto. No, allora lì Fiallà è una persona che è un personaggio che io amo molto, che nella realtà non c'era, ovviamente, perché io credo molto che si possano, diciamo, costruire delle amicizie anche tra certo, il discorso, loro sono molto amici, Ruben, il protagonista, è amico, molto amico di Ali Fiallà, però si creano poi dei muri, delle divisioni, e allora per mantenere loro, per salvare il loro rapporto di amicizia, in qualche modo non parlano di quello che li divide. Però Fiallà è un bel personaggio perché diciamo, in realtà coltiva l'amicizia fino all'ultimo momento della sua vita, un'amicizia che, come forse tutte le amicizie, è un po' intrisa anche di ambivalenze, perché non è che le amicizie siano necessariamente così come dire, monovalenti, cioè all'interno dell'amicizia secondo me ci sono anche in generale, no, delle vene che non sono screziate da ambivalenza, quindi quella è particolarmente tra Ruben e Ali, quella è un'amicizia screziata, ciò non di meno un'amicizia profonda, e quindi perché io credo che si possano, io è vero che narro una storia di guerra, di atrocità e di diciamo di ingiustizie, però narro anche una storia di amicizia, e a me piace molto l'idea di pensare che si possano, nella realtà non credo che esistesse un'amicizia come quella tra Ruben e Ali, è un'amicizia che io ho costruito, come dire, animata dalla speranza che possa succedere, ecco. Sì, diciamo, è una storia, quello che volevo dire, anche di persone, di vicende, oltre che di gruppi etnici, religiosi o quant'altro, e quindi le persone certe volte possono sorprendere proprio perché prendono delle vie un po' inconsuete in qualche modo. E senta, un'altra cosa che è importante, che dà il segno almeno nelle prime pagine che ho potuto leggere, è la vicenda di Lea, cioè una sorellina di Nicole morta prima che Nicole nascesse, che resta nel mistero in qualche modo della morte, perché a Nicole non raccontano i genitori per che cosa è successo a questa sorellina, e però anni dopo Nicole comunque sia si porta presso un po' questo mistero, il peso anche forse di questo mistero. Allora, senza rivelare nulla, diciamo se poi alla fine nel libro, che è questo qui, si risolve, insomma, questo mistero viene svelato. Sì, alla fine si risolve il mistero. In realtà il suo viaggio di ritorno alla seconda parte del libro, che nasce per motivi completamente diversi, la porterà sulla strada della sorella, e quindi si risolve il mistero, senz'altro. Perfetto, io chiuderei con un dato storico, che è quello della cacciata, quando poi è venuto Gheddafi, anche lui cacciò gli ebrei e rimasti, requisì soprattutto i beni, per poi dopo parecchi anni cercare di ricucire, provare a ricucire. Ecco, io le chiedo poi se lei ha partecipato a questo tentativo, questo rientro. No, assolutamente, io non ho partecipato, so che questo tentativo di ricucire non è fallito, perché credo che proprio Gheddafi non vi avesse dato seguito, e comunque non sono io che, cioè è Nicole che torna, il mio personaggio, io non sono mai più potuta tornare come tantissime persone nate, in qualche modo faccio fare il viaggio di ritorno a lei, è come se l'accompagnassi, ma io non ci sono mai andata nella realtà. Perfetto, ringraziamo Daniela Dawan, ripetiamo, qual è La via del vento? Un'ultimissima cosa che le volevo chiedere, il titolo, perché La via del vento? Allora, il titolo viene da un verso dell'Ecclesiaste sul vento, in realtà il verso dell'Ecclesiaste dice che
adesso io lo sto dicendo molto prosaicamente, gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna, perché il vento rappresenta tante cose. Il vento rappresenta intanto l'alito vitale, lo spirito vitale. Il vento rappresenta anche il ritorno, perché il ritorno di qualcosa, appunto, il vento gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna, quindi il ritorno senz'altro di Micol in quelle terre e forse il ritorno anche di lei per prendersi questa sorella, ecco. Quindi il vento come anche alito vitale, qualcosa che permea tutta la storia. Perfetto, grazie Daniela Dawan. Qual è la via del vento? E ho edizioni, questa qua è la copertina. Grazie.